Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo in una nuova serie del mio canale. Oggi facciamo l'edicola in cui aprirò dei cose comprate in edicola. E ne aprirò due in ogni video. E sì, c'è questa qui che si chiama Khadija e niente. E farò quindi due aperture per ogni pacco. Come prima cosa vi faccio vedere una cosa che non sarà nell'apertura, ma che dovevo recensire, ma alla fine mi si sono cancellati tutti i video, quindi non sono riuscito. Di Kung Fu Panda e gli occhialotti. E queste cose sono gli occhialotti, quindi, come vi ho già detto, di Kung Fu Panda. Io ho trovato mantide, che sì, tigre, vipera. Aspetta, a posto. Gru l'ho trovato oggi, ma non ho fatto la recensione perché tanto non serviva a niente farne una. Gru. Shifu. Non si vede mai nella vita, ok. E boh, che è il più morbido e il più ciccione. Ciccione, sì. È morbidissima. E quindi questo qua non serve, quindi mettiamoli via. Sì, vabbè. Basta che non li lanci. E quindi partiamo con le aperture dei piccoli animali della fattoria. Sono degli animali chiamati, che questa serie si chiama Gli animali della fattoria di Celestino e Celestina. Normale. E qui davanti ci sono un coniglio, credo che sia, coniglietta, si chiama Fabi la coniglietta, Dado il maialino e Teo l'anatroccolo. E quindi qua. Poi, non so perché c'è questa scritta qua, boh, il codice. 2,99 euro sono costati, e qui ci sono tutti i personaggi, che un giorno vi linkerò, se volete me lo scrivete nei commenti. E c'è scritto in ogni bustina un piccolo della fattoria, una mini storia e un ciondolo che brilla al buio. Quindi apriamoli. 12 tenerissimi amici. E poi qui dice che anche dai 0 ai 3 anni non si può giocare. E sì, queste qui sono le forbici che posso venirvi ad uccidere se non vi iscrivete al mio canale. Ci do queste forbici enormi, cioè. È morto qualcuno? Ok, è vivo. Sì, queste forbici sono veramente grandi. Sono tipo, questa qua è la mia mano, questa è una forbice, ok? Sono tipo, vabbè, sono enormi. Quindi partiamo dalla. Porca troia! Scusate ragazzi. Ok, ci sono. Tagliamo. Non c'è l'apertura semplificata, ma tanto vi ho aperto, quindi tagliamo. E vediamo chi ci troviamo. Non potrò mai essere doppio perché è il primo. Vediamo il mini book. La lucciolina Polly. Carina. Cioè, da qui è orrenda, però ok. Allora, c'è scritto. Oh, brillo al buio. Che bello. Ci sta. Poi dentro c'è scritto Polly, miglior amico Topolino Nino, cipo preferito nettare delle poi. Non mi piace stare sveglia di giorno. Carattere sono vivace e allegra, abitudini, mi piace vivere vicino all'acqua e nelle zone umide. Volo tranquilla quando fa buio. Segni particolari, metto una piccola lucina intermittente. Qui qua c'è la sua storiella, credo. Sì, se volete una storiella scrivetemela nei commenti che vi dico. Ah, se guardate qui, ci sono tutti, c'è la checklist. Ogni piccolo ti regala un ciondolo che brilla al buio. E ci sono tre animali che sono diversi. C'è la lucciolina che ho preso io che brilla al buio. Poi c'è la pecorina che è super soffice. E il gatto che cambia colore al sole. Mentre gli altri sono tutti normali. Troppo Sì. bello. Quindi questo qua è il fanbook. Se volete che ve lo leggo, dite, scrivetemelo nei commenti. E qui c'è scritto Nintendo 3DS XL. Non mi chiedete perché. Cosa? Entra con noi nel tenero mondo di. Vabbè, vabbè. Vabbè. Qua c'è il sito, se volete andare a vedere, si chiama www.ipiccolidellafattoria.it. Tutto qua. E quindi vediamo cosa c'è anche dentro. Che carina. Troppo bello. Guardate. L'apro. Qui c'è un segno che sembra quello lì. Vediamo, dentro ci dovrebbe stare il ciondolino. Sì, è rosa perché è una femmina. Un ciondolino che. Cos'è che c'è scritto? Com'è che si Un chiama? ciondolino che brilla buio. Billy, no, è scritto qua. No. Polly. Polly. Non è proprio stata Billy. detta, però sì, è carina.
Non so se continuerò la serie perché essendo così un boh, dipende, vediamo il prossimo. Cioè, poi, io mi meraviglio, la pecora sono super soffice, sono fatti tutti di pelo, boh. E questa qui, carina. Poi non so perché la chiamo lucertolina. Polly la lucciolina. Sì, non è tutta sta fantasicheria, ma va bene. Un bel set ci sta. No. E niente. Quindi qui è questo qua, è il segno. E c'è una zampetta di un cane. Quindi se volete... niente, chiedetemi se avete bisogno, chiedetemi nei commenti. Andiamo con la seconda, sì. Teniamo qui Polly. Cioè, ti giuro che non so cosa può sembrare i miei iscritti. Apriamo il secondo sperando che non sia Polly. Stai zitta, Rini. Speriamo che non sia Polly. Speriamo. E non è Polly! E cos'è? È il pulcino, è tanto carino, guardate! No, guardate al video! È carinissimo, vediamo come si chiama. È morbido! Sono tutti così. Gli do un bel 8. Il pulcino. Io 10. Cocò il pulcino. Cocò. No, pulcino cocò. Miglior amica mucchina Carlotta. I chicchi di mais e i vermicelli sono il cibo preferito. Non mi piace stare al freddo. Vabbè. Anche di questa qui, se volete la recensione di tutti questi cosi qui, ve lo scrivete. Molto carino. E vediamo dentro. Cocò è un maschio perché c'è la cosa blu. Quindi ci sarà il cosino blu. Che è carino! Cocò. Vabbè ragazzi, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta questa recensione e tutte queste cose qui. Io vi saluto con questi due, Polly e Cocò. E ci si becca nel prossimo video. Ciao a tutti!